Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Witchcraft. Questo è il fai da te per Yule. Sono davvero tanto contenta del fatto che molti di voi, insomma, mi hanno chiesto quando avrei pubblicato questa puntata e che comunque siete così affezionati già a questa rubrica che comunque è nata veramente da poco. E sicuramente questo mi dà la voglia di scervellarmi e andare a trovare cose particolari. Mi scuso per la luce, so che sembro giallognola e probabilmente anche con l'editing non migliorerà la situazione, ma purtroppo ormai l'inverno è arrivato e le luci artificiali di riflesso con le pareti viola della mia camera riflettono questo colore giallognolo. Spero che comunque quando vi mostrerò le cose sul tavolo con le luci e il riflesso riuscirò comunque a ottenere i colori reali delle cose. I progetti per questo Witchcraft essenzialmente sono quattro. Se mi avete seguita sul gruppo Facebook, qualche tempo fa già io avevo postato più o meno cosa potete reperire, ma dal momento che pubblico questa puntata abbastanza prima rispetto alle altre, comunque insomma cercherò di pubblicarla entro fine novembre, se voi lo vedrete qui sotto, insomma quando l'ho pubblicata, in modo da darvi tutto il tempo necessario per farlo. Ci saranno cose molto tipiche ovviamente a tema natalizio, a tema dei simboli propri di questa stagione, altre invece un po' meno comuni. Proprio perché ho voluto ogni volta ci tengo a dare diciamo un pezzo speciale per questa rubrica, ma non chiacchieriamo troppo, iniziamo subito. E quindi ed ecco il primo progetto. Il primo progetto sono degli elfini di Natale che possono essere delle decorazioni per i vostri alberi oppure da allegare a dei pacchetti oppure da tenere in casa anche sull'altare come insomma fossero dei piccoli feticci protettivi e di buon auspicio per questa festività. Quello che avete bisogno per poterli creare sono delle pigne, di nuovo, non tanto grandi questa volta, anzi più piccole le trovate meglio è. Delle palline o di legno oppure di pasta al sale, io vi consiglio la pasta al sale e poi di bucarla leggermente dietro in modo da poi aprire una fessura con una forbice, una pinza molto più grande per poter far accomodare la pigna all'interno come vedete. Adesso così io ho allargato il buco, col legno potete farlo con un trapano a punta fine, ma magari diventa più difficile, poi comunque costa molto meno farli di pasta al sale. Io li ho cotti in forno poco dopo averlo fatto, più o meno appunto di questa grandezza qui. Le pigne che useremo devono essere tagliate, quindi con una sezione più o meno di circa così. Vado con le mie forbici, un po' come l'altra volta, a sradicare la parte sotto della pigna. Queste pigne qua oltretutto sono molto fresche, quindi ho le mani piene di resina, però meglio perché è più facile poi staccarle. L'ho quasi fatta. Ecco qua. Tolgo le squamette in eccesso perché deve essere tipo poi alla fine una specie di gonnellina e deve risultare tipo così, non più grande di questo. Così, scusate che è andata via la luce, ecco, così va meglio. Così, e ve ne preparate un po' tra teste e code. Dopodiché quello che dovete fare appunto è quello che vi ho fatto vedere, allargare il buchino in modo da farvi aderire insomma dentro. Potete anche confezionare degli angioletti se vi può piacere come idea, in modo appunto da far entrare tipo la puntina o comunque se rimane per esempio un culetto rimane in questo modo qui, da far sempre aderire all'interno questa cosa qua. Ho le mani piene piene di resina. Quello che dovete fare è mettere un pochino di colla a caldo nel buco o un'altra colla a presa rapida e far entrare dentro la testolina. Poi, quello di cui avete bisogno è un pezzettino di panno Lenci o di stoffa in generale, meglio il panno Lenci perché è un po' più facile da gestire. Dovete tagliare, io intanto ho messo i guanti perché mi sono infradiciata tutta con la resina di prima. Dovete tagliare una strisciolina
di un centimetro e mezzo, e questa sarà la sciarpa del nostro elfo. E poi un altro pezzo di stoffa un po' più grande per fare il cappuccio dell'elfo. E adesso vi faccio vedere, insomma, come modellarli e come attaccarli tutti. Quindi avete visto che è molto semplice. Io ne ho preparati due, non, diciamo che possono essere rifiniti ancora meglio. Li ho preparati praticamente identici perché avevo il panno lenci solo arancione di adatto. E poi, insomma, sul capo potete appendere dei campanelli qui oppure dei gancetti per appenderli all'albero. Altro progettino. Quello di cui avete bisogno per questo progetto sono tanti 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 rami. La dimensione di questi rami la dovrete decidere un po' voi, a seconda, insomma, della grandezza che sceglierete per realizzare questo oggetto. Quello di cui sto parlando è il tipico caprone cervo sacrificale. Solitamente questi oggetti vengono preparati in paglia durante il periodo di Lamas, intorno al sabato di Lamas, e vengono poi proprio bruciati nella festività di Yule, come buon auspicio, come simbolo di prosperità e di abbondanza futura. Nelle tradizioni nordiche questo spesso rappresenta proprio uno dei caproni che trasporta il carro di Thor. Spero di non dire una cavolata dicendo questo. In ogni caso, uno dei simboli che, soprattutto negli ultimi periodi, negli ultimi anni, si vede molto spesso, tra le decorazioni natalizie, insieme a renne, insieme appunto a cervi, oppure queste specie di capre, fatte con rametti, fatte di paglia colorata, eccetera. Quindi la mia idea era quella di provare a realizzarne uno da posizionare sull'altare e da utilizzare un po' come ceppo di Yule, se quest'idea vi piace, perché insomma, prendere un ciocco di legno e dirvi poi bruciate questo e decorarlo semplicemente mi sembrava un'idea abbastanza banale, oltre al fatto che comunque anche voler preparare un ceppo di Yule con le candeline era una cosa che richiedeva una ricerca di un pezzo di legno abbastanza grosso, e quindi ho pensato di buttarmi su questo. Io ho iniziato già a tagliarmi alcuni pezzi di legno di una dimensione gradita, e adesso, insomma, con la colla a caldo andremo ad assemblarli insieme per dare corpo al corpo dell'animale. Per ulteriori decorazioni avete bisogno sicuramente di nastrini colorati, potete anche semplicemente scegliere quelli per legare i pacchi di Natale, o rosso, dorato o verde sono i colori più indicati per questa stagione. Ciò non toglie che se lo usate come elemento decorativo per l'altare, potete anche scegliere di utilizzare altre decorazioni come pigne, pezzettini di sempreverde da poter attaccare sopra. Siccome io non ho tantissimi rametti, ecco, così va meglio. Prendo un pezzo di ramo più grosso da infilare nel centro, sempre con un po' di colla a caldo, così da aiutarmi, insomma, a dare più corpo alla struttura.
questo è il nostro cervo una volta finito. Diciamo che assomiglia un po' più a un cervo che a un caprone, perché per fare un caprone avremmo dovuto far girare le cornine. Quindi, se trovate magari dei ramoscelli molto sottili, tipo dei giunchi, qualcosa del genere, potete farlo. Quello che adesso dobbiamo fare è mettergli il nastrino intorno e poi diciamo che lui è finito. Quindi siamo arrivati, diciamo, al progetto che è quello che io ritengo per questa volta, diciamo, il pezzo forte. Per questo progetto avete bisogno di un po' di materiali, però è in realtà una cosa veramente carina, perché si tratta di fare una scatolina con un oracolo fatto da voi a tema natalizio, a tema di Yule all'interno. Volendo, insomma, questo oracolo lo possono fare anche le persone che non sono pagane e può essere un regalo carino da fare agli altri, comunque da mostrare durante le feste per giochicchiarci un po'. Si tratta di 12 simboli che adesso poi vi farò vedere, il cui significato è stato più o meno elaborato da me secondo una simbologia tradizionale. Troverete appunto il modo in cui si possono leggere sul mio blog. Vi lascio come sempre il Vi link faccio vedere nell'info subito box. di che cosa abbiamo bisogno per questo progetto. Abbiamo bisogno di due rotoli, oddio, di cartigenica, oppure di uno Scottex, insomma, tagliato a metà o tagliato anche più grosso di questo. Poi vedrete un po' quello che ne verrà fuori, sarete in grado poi di deciderlo da voi. Della cartigenica o della carta Scottex, dell'acqua, della colla vinilica, queste puntine qui che sono non so come si chiamino, sono tipo dei gancetti che si usano per fare gli orologi finti di cartone o le bamboline di cartone. Io li usavo alle elementari, credo si trovino in cartoleria, sono quelli che poi in sostanza si aprono così e danno modo di girare. Se non li trovate andrà bene qualsiasi altra cosa, insomma vedrete che si può aggiustare anche incollando semplicemente le parti. E poi avete bisogno o di un cartoncino oppure di un pezzo di pelle o di ecopelle. Io ho alcuni scarti che sono della mia tesi delle superiori. L'importante è che siano abbastanza rigidi, anche se noi comunque gli daremo la mano a irrigidirsi. Sicuramente con, insomma, la pelle, l'ecopelle, la pelle, il risultato è un po' più carino. Avete bisogno proprio di un tondino un po' più grosso della circonferenza del rotolo. E quindi niente, adesso vi faccio vedere prima di tutto come fare la confezione o comunque il Prima contenitore di di tutto questo prendiamo oracolo. Uno dei rotoli di cartigenica e il pezzo di pelle che abbiamo deciso di usare, o di cartoncino come preferite, e lo appoggiamo insomma tipo sopra. Adesso io voglio una così, e ci prendiamo con un pennarello la circonferenza interna o esterna, è uguale. Così. Poi con una formina che magari sia leggermente più grossa, io tipo ho questa di un coperchietto di una scatola di Cicles, più o meno mettendosi a metà, tracciamo una circonferenza un po' più precisa, in modo, insomma, ecco, ad avere un tondino un po' ben fatto, rotondo, e questo andrà ritagliato con le il forbici. rotolo che avevamo preso, ci segniamo con una matita, insomma, un bordino alto più o meno, non so, un centimetro, così. E anche qui dobbiamo, insomma, tracciare una linea, però in realtà, insomma, per farlo bene possiamo aprire il cartoncino.
Lo stendiamo un po' bene e poi con un righello ci prendiamo questa dimensione di 1 cm e tagliamo. Questo tondino l'abbiamo aperto, adesso si sta anche un po' scollando, l'abbiamo aperto perché in sostanza questo deve avere poi una dimensione tale da entrare qui dentro, quindi per fermarlo ve lo misurate in questo modo qui e ve lo segnate sempre con una matita in modo che poi lo possiate incollare. Potete farlo anche con la colla a caldo, un briciolino di colla in modo che entri qui dentro, deve entrarci abbastanza giusto. Ora con una colla presa rapida o la colla a caldo mettiamo una striscetta di colla qui, come stava già uscendo tutta, e lo incollate in modo che sia abbastanza centrato sul vostro cartoncino, sul pezzo di pelle o quello che avete Prendiamo scelto, l'altro insomma. rotolo di carta e quello che dobbiamo fare in sostanza è rivestire questo rotolo di carta con la colla vinilica bagnata con la carta igienica e l'acqua. Prima di tutto iniziate facendo diciamo il culetto della scatolina. Cioè non importa che poi sia tutto liscio perché l'aspetto che gli diamo è quello di essere un po' grezzo, un po' particolare. Intanto io stendo un po' di colla vinilica qui sopra e poi inizio a incollare insomma la carta. Andranno fatti più strati fino ad ottenere l'effetto finale che vi mostrerò tra poco. Quando avete finito, insomma, di fare, non so, 5-6 strati di carta, questo più o meno è l'aspetto che dovrebbe avere. Fatelo un po', insomma, pizzicate un po' la carta, spiegazzatela in modo da non avere preciso, in modo anche che non si veda dove congiunge il tappo con, insomma, il resto, no? E solo da una parte, dall'altra parte lo lasciamo aperto e poi lo dovete ovviamente lasciare asciugare i giorni che necessita di asciugatura, lasciandolo sul termosifone piuttosto che insomma vicino a una fonte di calore in modo che faccia il prima possibile. Ora, con la pelle che vi è avanzata, l'ecopelle, oppure nel caso della fettuccina abbastanza spessa in modo da riprodurre, insomma, da essere morbida ma allo stesso tempo essere solida come cosa, quindi non una passamaneria sottile, vi prendete una lunghezza di circa 15 cm, 20 con un'altezza sempre più o meno di 1 cm e anche qui vi tagliate una strisciolina E di poi pelle, di bucate più o meno tessuto il centro del coperchio. Deve essere un buco tale da poterci infilare poi questo qui, più o meno nel centro, siate più precisi possibili. Poi prendete per esempio una lunghezza tipo così e fatevi un segnetto nella fettuccina, in quello che avete deciso di usare qui. Anche lì dovrete fare un buco. Ora che avete fatto il buco anche qui, passate il gancetto prima nella fettuccina o in quello che è, insomma, e poi nel buco in modo che la fermate in questo modo qua e poi aprite i ganci dentro. Se sono troppo lunghi, li potete lascio tagliare anche due punti di leggermente. colla interni, diciamo che abbiamo preparato il tappo del nostro contenitore. Sarà più o meno rigido, insomma, a seconda dello spessore che avete scelto. Potete rifinire se volete bene il cerchietto. E nel frattempo, insomma, che fate questo, in realtà potevate anche iniziare a fare quello che sarà il vostro vero e proprio oracolo. Potete scegliere se utilizzare dei cerchietti fatti con del legno, quindi tagliando un ramo a
a cerchetti, oppure se farli su delle pietre colorate o meno, oppure su dei sassolini fatti con la pasta al sale. Io ho scelto la pasta al sale perché era quella che ritenevo più opportuna sulla quale, insomma, disegnare. E dovete iniziare a prepararvi 12 simboli. Io li ho già preparati, ho già cotto i miei cerchietti e adesso ve li faccio vedere così avete anche una piccola idea dei simboli, di come disegnarli. Allora, questa è più o meno la grandezza che io ho utilizzato. Ovviamente non deve essere una cosa che supera il diametro della vostra scatolina. Ovviamente tutto questo può essere fatto anche in un classico sacchetto. Io vi sto dando un'idea in più, nel senso che dentro a questi contenitori fatti in questo modo potete fare qualsiasi cosa, cioè mettere qualsiasi cosa. Dopo vi farò vedere un esempio più grande, oppure appunto fare un oracolo in dei sacchetti o in un altro modo. Questa è la mia idea, in modo da darvi in sostanza due idee, anche due sorte di regali che potete fare anche per Iule. Allora, questo è il primo simbolo ed è del vischio. Il significato, come vi ho detto prima, lo troverete sul blog. Poi c'è una ghirlanda. Sono simboli molto semplici anche da fare. Io spero che metta a fuoco abbastanza bene. Chissà, tanto ci sarà una foto. Un melograno. Un ceppo. Ceppo di Iule. Il wassailing, che è una bevanda tipica di questa stagione. Troverete la ricetta sul blog. Una campana di Natale con un fiocchettino, dell'agrifoglio o del pungitopo a seconda di come vi può venire meglio. Una stella di Natale, il fiore, la pianta. Un'arancia. Una calza di Natale. Una candela o più candele. E infine Rudolph, la renna tipica di Natale col naso rosso. Questi sono i simboli dell'oracolo. In pratica, dopo che avremo finito di comporre la nostra scatolina col rotolo di carta igienica, queste tesserine andranno inserite all'interno e poi una alla volta verrà, insomma, scosso magari, oppure lanciato, oppure se ne può estrarre una al giorno. Ogni simbolo avrà un significato un po' magico, nel senso che vi darà consigli sul fatto se magari dovete proteggervi, se dovete fare delle purificazioni, insomma, queste cose qui. E Dunque, quando appunto il nostro rotolino è bello che è asciutto, scegliete un colore a piacere, può essere a tema natalizio, quindi magari il rosso, il verde, il dorato, l'argentato, oppure insomma qualsiasi colore che ritenete opportuno che vi possa piacere. Io ho scelto il rosso e quindi adesso lo andrò a colorare. Bene, quindi una volta che tutto asciutto e tutto colorato, io poi l'ho decorato anche con dei brillantini, non so se li vedete, sì, dai, così si vedono, dei brillantini, e ho attaccato il tappo, nel senso che con una punta di colla a caldo ho attaccato la parte eccedente della fibbietta, poi ho attaccato un pallino uguale a quelli lì del gancetto che abbiamo messo sul coperchio, ma non l'ho bucato, ho ricavato soltanto il pallino per dare continuità alla cosa, e in questo modo qua, insomma, ho messo questa borchietta. E poi appunto il tappo è questo, dentro io non l'ho colorato, ma volendo voi potete anche colorarlo all'interno, si apre così. L'oracolo poi in poche parole andrà adesso dentro in questo modo qua. Così. Voi lo chiudete e questo è il vostro porto-oracolo. Ovviamente potete decorarlo in modo diverso, oppure all'interno appunto metterci anche una candela, oppure non lo so, qualsiasi cosa potete usarlo come regalo per la festività di Iule. Io anni fa ne avevo fatto un altro viola, nello stesso modo, è un po' più largo,
l'avevo fatto con il rotolo dello Scottex. Adesso io all'interno, per comodità, era tipo da fare come fosse un portapenne. Io per comodità alla fine ho messo dentro le asticelle della colla a caldo. Però insomma, appunto, nasce come portapenne. Questo può nascere come portapastelli o come portamatite se trovate le matite, quelle fatte tutte di legno un po' artigianali, che sono molto belle. E niente, sono delle cose carine. Porta tutto: porta penne, porta oggettini di cancelleria o qualsiasi cosa volete, o porta oracolo a seconda di come preferite. Io gli ho dato questa connotazione per questa festività. Spero che come lavoretto vi piacciono e se ne fate qualcuno, ovviamente fatemelo vedere. E siamo arrivati all'ultimo progetto. Faremo una cosa molto tipica per questo periodo, ovvero una ghirlanda di Yule da appendere davanti alla porta d'ingresso, da appendere nelle vostre case, da appendere nelle vostre camere, da tenere sull'altare o come volete. Ovviamente noi è meglio che gli diamo insomma una connotazione quanto più tra virgolette pagana possibile, così come siamo soliti farlo per l'albero di Natale, insomma. Però ciò non toglie insomma che possiamo anche prendere delle ghirlande già decorate per tenerle sopra i nostri altari, perché comunque sono di buon auspicio. Il fatto che siano sempre ricche di sempreverdi, ce l'ho con serpeverde, vabbè, eccetera, insomma. Portano prosperità per le stagioni future. Io ne farò una riciclando vari pezzi di ghirlande vecchie perché ho avuto un piccolo incidente con il materiale con cui avrei voluto farla. Comunque, quello che dovete fare è soprattutto fare essiccare delle fette di mela tagliando la mela in modo orizzontale per intero, e delle fette d'arancia, di mandarino fatte nello stesso modo, raccogliere pigne, cercare magari dei rametti di serpeverde sintetico, perché ovviamente sia il pino che l'abete poi perdono velocemente i rami. Queste ghirlande si fanno anche durante la luna piena di gennaio, quindi per esempio questa è quella che io ho fatto l'anno scorso, che comunque va benissimo come idea per anche questo sabato. È fatta con appunto fettine di mela tagliate in orizzontale in modo da mantenere il pentacolo naturale, spolverate con della cannella e poi c'è dell'alloro, delle spighe di grano e un fiocco sotto, e la tengo appesa in camera mia, e questa è una coroncina, diciamo, per l'armonia familiare. Molto carino è anche appendere dei sacchetti con del purpurì preparato appositamente per questo sabato. Magari vi lascio la ricetta sul blog, è qualcosa che ho trovato girando su internet cercando idee per Yule tipiche di un sito che appunto spiega qualche altro fai da te per questa stagione. Un altro esempio di coroncina che io ho fatto qualche anno fa è questa, dove ci sono delle bacche finte rosse, dei rami di sempreverde finti e delle vere fette di limone e di arancio. C'è qualche rametto attaccato a mo' di cannella, ovviamente anche le decorazioni di cannella sono abbastanza tipiche. A proposito di sacchetti, questo è quello che mi aveva fatto un po' di tempo fa una mia amica, c'è cioè una rosa, una campanella, insomma, anche questo va bene. Quello che dovete avere per fare la vostra ghirlanda sono appunto quante più decorazioni vi piacciono, se avete idea appunto di voler portare della magia, dell'armonia familiare, dei simboli di prosperità, dei simboli di trasformazione, andateli a cercare ovviamente in natura. Ora ve ne faccio vedere velocemente una che poi riporrò sul mio altare per darvi un'ulteriore idea. Ovviamente come base potete usare o delle ghirlande già pronte da comprare, sia fatte di ramo di sempreverde oppure di rami semplici, oppure provare a farvene una voi con dei rametti abbastanza morbidi, oppure utilizzare delle basi di cartoncino o piene così, oppure forate come farò tra poco.